Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'emergenza sanitaria e con la notizia arrivata nel tardo pomeriggio, ovvero che da mercoledì l'Abruzzo e altre quattro regioni passano nell'area arancione. Lo ha dichiarato il presidente della regione Marco Marsiglio dopo il colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza. L'Abruzzo, insieme ad Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, va dunque nella zona arancione, passando quindi dalla zona gialla, quella di lieve pericolo, a quello di pericolo intermedio. Gli effetti del provvedimento del ministro avranno effetti, come detto, mercoledì. Allora andiamo a vedere quelle che sono le principali novità rispetto all'area gialla dove era stato inizialmente inserito l'Abruzzo. Rimane il divieto di circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, ma adesso sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. C'è la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio comune. Altra novità, la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7. L'asporto rimane consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio invece non ci sono restrizioni. Permangono la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Permane la chiusura di musei e mostre, rimane la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori, didattica in presenza invece per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie, chiuse le università salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Riduzione, ma già era in vigore, fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Permangono la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie, così come restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, restano aperti invece i centri sportivi. Dunque le principali novità sono il divieto degli spostamenti in entrata e uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità, e la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio comune. E l'altra novità, come detto, è la chiusura 7 giorni su 7 per bar e ristoranti, mentre l'asporto resta consentito fino alle ore 22. E questo è anche l'effetto dei numeri che anche oggi sono molto alti nella nostra regione: 625 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi, con una percentuale superiore al 15% dei positivi sul totale dei tamponi analizzati. Inoltre, 6 decessi in più che portano il computo delle vittime a quota 602. Sono 625 di età compresa tra i 6 mesi e i 96 anni i nuovi casi di positività registrati in Abruzzo su 3.951 tamponi, con una percentuale che va ben oltre il 15% dei positivi sul totale, per la precisione 15,8%. Dei nuovi casi, 208 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Sono complessivamente 15.143 i casi positivi al Covid-19 registrati nella nostra regione dall'avvio dell'emergenza sanitaria. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 100, di cui 29 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 602 di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.669 tra dimessi e guariti, più 77 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.872, più
541 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 319.079 test. 513 pazienti più 29 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 48 più 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 9.311 più 507 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale di casi positivi, 4.531 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 212, 2.928 in provincia di Chieti, più 131, 3.391 in provincia di Pescara, più 100, 3.967 in provincia di Teramo, più 185, 134 fuori regione, più 3 e 192 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In un'intervista sulla stampa nazionale il presidente della regione Marsiglio torna ad attaccare il governo Conte parlando di modello sovietico, rispondono le opposizioni regionali accusando il governatore di fare propaganda sulla pelle degli abruzzesi e chiedendo la rimozione del direttore della ASL 2, Thomas Schell. L'Abruzzo zona gialla? Sai che soddisfazione, noi giochiamo coi colori e intanto la situazione peggiora. A dirlo è il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un'intervista rilasciata alla stampa nazionale. La seconda ondata del Covid mi sembra più forte della prima, ha dichiarato il governatore. I pazienti sono meno gravi, ma aumentano a dismisura. E Marsilio non risparmia attacchi al governo Conte e alle misure anticontagio imposte da Roma. Modello sovietico, così le definisce il presidente abruzzese, un'ossessione burocratica di voler pianificare sempre tutto. Si è visto come sono andati a finire i piani quinquennali, conclude Marsilio, l'URSS è fallita. E non si è lasciata attendere la risposta delle opposizioni. Marsilio fa propaganda con la vita degli abruzzesi, questa la dura reazione del segretario regionale del PD, Michele Fina, che parla di tragica impreparazione nel tracciamento, nella prevenzione, nel contenimento, specialmente laddove ora è più colpito, nelle aree interne, dichiara Fina, l'Abruzzo vacilla. E anche secondo i 5 Stelle Marsilio utilizza il suo ruolo per far propaganda contro Roma. La notizia di alcuni giorni fa dei pazienti Covid parcheggiati nelle ambulanze in attesa di un posto letto a Chieti, sottolinea la capogruppo pentastellata in regione, Sara Marcozzi, fotografa la gravità della situazione che stiamo vivendo, mentre il nosocomio tetino è in affanno. Ma Marsilio su questo si difende. Dovevamo creare posti letto quest'estate, ha detto il governatore, ma la delega da parte del commissario Arcuri mi è stata data solo 30 giorni fa. Il primo errore compiuto dall'amministrazione regionale, però, ribadiscono i 5 Stelle, è stata la scelta politica di non cambiare i vertici della ASL di Lanciano Vasto Chieti. Il direttore generale Thomas Schell, conclude la Marcozzi, andava rimosso mesi or sono per manifesta incapacità. L'ex sindaco di Teramo e Maurizio Brucchi è stato nominato direttore sanitario facente funzione della ASL Teramana. La nomina è stata ufficializzata questa mattina dopo la revoca del relativo incarico alla dottoressa Maria Mattucci. Ad annunciarlo il manager della ASL Maurizio Di Giosia. Dopo la revoca dell'incarico alla dottoressa Mattucci c'era la necessità di nominare un nuovo direttore sanitario e la ASL ha ritenuto di nominare una persona a mio giudizio capace, che conosce bene territorio in quanto ex sindaco e che come medico è molto legato all'azienda. Una figura giovane e dinamica che avrà la capacità di accompagnarmi in un percorso difficile in un momento particolarmente delicato. Brucchi sarà facente funzione fino alla pubblicazione dell'elenco regionale per la nomina definitiva. Intanto sulle polemiche sollevate dal Comitato Intercomunale per la salvaguardia dell'ospedale di Giulianova, che parlava di focolaio Covid in ospedale, Di Giosia smentisce l'esistenza di un focolaio, annunciando in ogni caso di aver disposto un'indagine interna. Ad Avezzano, sopralluogo della protezione civile questa mattina nell'area antistante l'ospedale che dovrà ospitare la terza struttura sanitaria per fronteggiare l'emergenza nella Marsica. Una tenso struttura sorgerà di qui a breve nel piazzale del pronto soccorso di Avezzano per ospitare i malati Covid e creare così più posti letto. La tenso struttura avrà il ruolo di accoglienza dei malati Covid e di evitare quello che succede adesso, cioè che molti dei malati in attesa del ricovero, trasferimento in altri ospedali, restano poi qui parcheggiati al pronto soccorso. Ma non è l'unica strategia. Questa tensa struttura ci sarà nei prossimi giorni, abbiamo avuto l'impegno formale della protezione civile, ringraziamo i tecnici che sono già al lavoro questa mattina,
Ma come dicevo, non è soltanto l'unica strategia, perché assieme a questo ci sta l'attivazione di oltre 40 posti per i malati Covid presso l'ospedale di Tagliacozzo e la delocalizzazione di molti dei servizi dell'ospedale di Avezzano, ambulatoriali, eccetera, quelli che ovviamente non hanno bisogno della rianimazione, presso l'ospedale di Pescina. Un'iniziativa che vede convergere le intenzioni di ASL, Regione e Amministrazione Comunale dopo la visita ufficiale di giovedì scorso dei vertici non solo regionali ma anche dell'azienda sanitaria locale. Ma approfitto di questa intervista per fare due appelli. Il primo alla cittadinanza, che è quello di continuare a rispettare, di fare il rispetto, come dire, pedisseguo delle regole, e il secondo a quello dei colleghi medici di base. Chiedo a loro di triplicare gli sforzi, perché in questa fase dobbiamo fare corpo unico. Consigliere, una tensostruttura in attesa che partano i lavori finanziati. Assolutamente sì, ci sono dei lavori che sono stati finanziati con la rete Covid, che consistono nell'aumento dei posti di rianimazione presso l'ospedale di Avezzano da 6 a 14, nella terapia subintensiva, che attualmente sulla carta sono 2, che arriverà ad 8 se non vado errato, più lavori di ristrutturazione del pronto soccorso con la creazione di percorsi separati, chiari e netti, e più una bella cifra per l'assunzione di personale. Questi sono i fondi finanziati per la rete Covid, che sono stati attivati dall'8 di ottobre, che è il giorno in cui il presidente Marsilio è stato nominato commissario da parte del governo nazionale. Il neoassessore regionale al lavoro e istruzione Pietro Quaresimale indica le priorità del suo impegno nel settore dell'occupazione: formazione professionale per aderire alle richieste del mercato e rilancio dei centri per l'impiego. Tania Bonnici Castelli. Pietro Quaresimale, neo assessore regionale al lavoro e all'istruzione, punta da subito sul potenziamento della formazione professionale e sul rilancio dei centri per l'impiego. A Teramo, per esempio, l'attuale centro per l'impiego traslocherà in pieno centro, al primo piano del Palazzo della Sanità, in piazza Martiri Pennesi. Questo per rendere ancora più fruibile e visibile un servizio strategico che incrocia domanda e offerta di lavoro. Questa mattina abbiamo fatto il primo sopralluogo nell'ex Palazzo della Sanità a piazza Martiri Pennesi, dove vogliamo trasferire il centro dell'impiego e rilanciarlo. Questo fa parte di un progetto molto più ampio che riguarderà tutta la regione Abruzzo. Vogliamo investire dei soldi per rilanciarlo anche a livello di personale, di organizzazione, di informatizzazione, perché riteniamo che il centro per l'impiego è un incrocio tra domande e offerte in cui rivolgersi per cercare di essere inseriti nel mondo del lavoro. Quindi noi vogliamo appunto che il centro dell'impiego non sia considerato come l'ultima spiaggia, ma il punto di partenza per cercare di trovare occupazione. Logicamente in questo contesto va inserita la formazione, perché a volte gli imprenditori richiedono dei profili che non si trovano. Quindi in base all'analisi del mercato noi cercheremo di formare gente che non ha occupazione e quindi li vogliamo inserire nel mondo del lavoro. Quindi un progetto importante in cui investiremo dei soldi per rinnovarli da ogni punto di vista. Quali altri progetti ha, assessore? Lei che è un nuovo assessore. Allora, io ho una settimana che mi sono insediato, sto facendo un'analisi insieme ai dirigenti funzionari, sono tante le idee. Alcuni giorni fa abbiamo lanciato Garanzia Giovani, che sicuramente è un progetto importante anche lì per formare gratuitamente i tanti giovani dei 18 ai 29 anni, ma tante altre idee, il caregiver che andrà in giunta a breve, i progetti anche per le persone cinquantenni che non hanno possibilità di essere inseriti, che perdono lavoro e non hanno l'età per andare in pensione. Quindi tante belle idee che di volta in volta comunicheremo e vi faremo sapere per cercare di dare la possibilità a tanta gente di avere lavoro. Ci sarà domani in Confindustria l'incontro decisivo per il futuro dello stabilimento Yokohama di Ortona e dei suoi lavoratori, 84 in totale. Due aziende hanno vincolato le loro proposte e presentato i piani industriali. Domani saranno discussi con il liquidatore dell'azienda nipponica.
Alfa Gomma e IMM Hydraulics sono queste le due multinazionali disposte a rilevare lo stabilimento Yokohama di Contrada Tamareta d'Ortona. Dopo la decisione dell'azienda nipponica di chiudere l'opificio abruzzese lo scorso 27 luglio, i due gruppi industriali si sono fatti avanti con proposte valide ma diverse nei numeri. Ed è proprio su questo che si gioca la partita, cioè sulla credibilità dei piani industriali delle due aziende disposte a mantenere in vita lo stabilimento ortonese, piani già discussi nelle assemblee dei lavoratori con i sindacati. L'Alfa Gomma è una multinazionale lombarda che conta 87 filiali in 24 paesi dei 5 continenti. Attualmente opera anche in Abruzzo con uno stabilimento a San Nicolo a Tordino. La IMM Hydraulics invece ha il suo quartiere generale ad Atessa, in Val di Sangro. Entrambi i gruppi industriali insistono nello stesso settore, che è quello dei sistemi per la oleodinamica. Domani dunque ci sarà la scelta del partner con il quale proseguire la trattativa di cessione dello stabilimento di Ortona, come spiega Carlo Petaccia, coordinatore regionale della FICTEM CGL Abruzzo Molise. Le aziende sono, ribadiamo che sono due aziende importantissime. Dopo le assemblee che abbiamo fatto insieme ai lavoratori, dopo un confronto fra di noi con un sigla sindacale, sicuramente abbiamo già un'idea che vorremmo sviscerare domani mattina. Prima di definire, prima di dichiarare qualsiasi altra situazione, è che io credo che sia corretto che si faccia prima il confronto con il liquidatore, a cui spetta l'ultima parola, però credo che la nostra posizione sicuramente peserà tanto. Una palazzina popolare del comune di Montesilvano è stata consegnata questa mattina a 12 famiglie. Le abitazioni progettate per portatori di disabilità sono quasi ultimate dopo 11 anni dall'inizio dei lavori. Una nuova palazzina popolare a Montesilvano. Ad 11 anni dalla posa della prima pietra è stato finalmente inaugurato l'alloggio di via Salieri lungo la via Vestina, seppur manchino gli ultimissimi lavori come la rete per le utenze. 12 le famiglie che questa mattina hanno ricevuto le chiavi degli appartamenti. Il fabbricato è stato progettato per far sì che anche i portatori di disabilità possano avere un facile accesso alla propria abitazione. E oggi è una grande giornata per il nostro territorio, per la nostra Montesilvano, ma soprattutto per 12 famiglie che da oggi sono titolari, assegnatari di appartamenti, che oltre ad essere, insomma, un bel segnale da un punto di vista dell'occupazione abitativa, danno anche un segnale nella direzione della disabilità, perché questa palazzina è iniziata nel 2009 e oggi finalmente vede la luce, vede interamente la sua fruibilità, ha tutte le caratteristiche per accogliere in maniera idonea le persone appunto affette di disabilità, e quindi questo è un doppio segnale importante per il nostro territorio, in un periodo peraltro come quello che stiamo vivendo, che è un periodo assolutamente drammatico se vogliamo, quindi un raggio di sole in un periodo buio. La nuova casa popolare è proprietà del comune di Montesilvano. Il costo dei lavori è stato di circa 1.350.000 euro. Diversamente da tanti alloggi che sono sul nostro territorio di proprietà dell'ATER, questo è entrato a far parte del patrimonio comunale, è stato realizzato con dei fondi esterni, quindi extra comunali, ma negli anni ha visto anche delle risorse appunto comunali essere investite su una palazzina che dà un bel segnale per quello che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Adesso apriamo la pagina di sport. Serie B, il Pescara centra la prima vittoria in campionato, la Bestia Nera Cittadella cade allo stadio Adriatico Cornacchia per 3-1. Decisivo il grande primo tempo dei biancazzurri, che si giovano di una doppietta di uno straripante Seter e del gol del talentuoso Vokic. Nella ripresa Iori sbaglia un rigore e vanifica il tentativo di rimonta dei veneti. Vediamo il servizio della partita e poi le parole del tecnico biancazzurro Massimo Oddo, che con questa vittoria scaccia via l'incubo esonero. Da questa sera il Cittadella è un po' meno bestia nera del Delfino, che vince per 3-1 dimostrando di essere ancora vivo. I problemi restano, ma lavorare dopo questo successo sarà sicuramente meno duro. Oddo tira un sospiro di sollievo, salva la panchina e guarda al futuro con più ottimismo. Biancazzurri in campo con il 3-4-2-1, nella difesa 3 spazio a Balzano, centrocampo si rivedono dall'inizio Busellato e Fernandes con Vokic e Maestro, trequartisti a supporto di Seter. Veneti che rispondono con il 4-3-1-2 al terzo minuto.
minuto subito ospiti pericolosi con Sissé che chiama la parata con i piedi Fiorillo. Avvio aggressivo della formazione di Venturato che fa capire di voler fare sul serio. Il Pescara però regge l'urto nei primi minuti al 17esimo, il primo vero fondo con Seter, autore di una grande giocata. Trova il vantaggio, il giocatore ex Chievo salta avversari come Birilli e mette il pallone alle spalle del portiere Maniero. Una rete che sa di liberazione per i biancazzurri che dopo due minuti trovano l'isperato raddoppio, ancora con Seter che approfitta di un errore della difesa del Cittadella mettendo ancora alle spalle del portiere della formazione veneta. Incredibile ma tutto vero, con il Pescara avanti per 2-0, con il Delfino che protesta anche al 23esimo per un tocco con la mano di Proia in area ospite, con il direttore di gara che lascia però proseguire con ampi gesti. Al 29esimo c'è una traversa del Cittadella con l'attaccante Ogunseye che sugli sviluppi di una punizione colpisce di testa in pieno i legni della porta di Fiorillo. Al 34esimo Dejan Vokic con un tiro cross colpisce il palo. Al secondo tentativo però il giocatore sloveno ex Benevento ci riprova su punizione dai 20 metri mettendo questa volta la palla alle spalle del portiere ospite. Pescara 3, Cittadella 0 e biancazzurri galvanizzati, più nulla fino al 45esimo con il Pescara che torna negli spogliatoi con 3 gol di vantaggio. Il secondo tempo inizia con gli ospiti in avanti, le squadre si allungano e all'11esimo sugli sviluppi di un angolo Proia di testa mette sopra la traversa. Il Pescara soffre con Oddo che manda in campo Galano per Vokic a debito di fiato. Al 16esimo però gli ospiti trovano la rete con il cross di Donnarumma ed il gol di testa di Sissé. Campanello d'allarme per il Pescara che dopo aver mollato un po' la presa vede la gara in un certo senso riaprirsi. Al 19esimo D'Urso viene atterrato in area da Fernandes con il direttore di gara che indica il dischetto e con Iori che però sbaglia mandando il pallone sopra la traversa. Esultano gli abruzzesi con il punteggio che resta così sul 3-1 e con il Delfino che si rianima e che al 21esimo l'occasione per il poker con Galano che trova in area però la parata di Maniero. Partita ricca di emozioni con gli ospiti che non ci stanno e che continuano ad attaccare a testa bassa. Il tecnico del Pescara cerca di congelare il match mandando poi sul terreno di gioco al 29esimo Valdifiori e Crecco per Fernandes e Maestro. I minuti finali della gara non registrano poi altre emozioni con il Delfino che centra la prima vittoria del torneo con Oddo che festeggia i 3 punti al centro del terreno di gioco con i suoi ragazzi. Il Pescara lascia l'ultimo posto in classifica in attesa di possibili e probabili nuovi scenari societari, tutti però da valutare. Sì, si può fare sempre di più. Non è stata una partita secondo me vinta mettendo l'agonismo che ci vuole in Serie B. Cittadella è una di quelle squadre che incarna questo spirito e ai ragazzi avevo detto che prima di tutto serviva mettersi al loro livello sotto questo punto di vista. E i ragazzi lo hanno fatto, sono molto contento per loro perché è stato un momento difficile, tuttora viviamo un momento difficile perché è cambiato poco, abbiamo fatto un risultato ma noi ci abbiamo sempre creduto tra tutte le difficoltà e finalmente possiamo gioire per una vittoria, però dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra perché il momento è sempre comunque complicato e difficile, ma come ho sempre detto con il lavoro se ne esce. Oggi i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro e a partire dallo spirito, dall'agonismo e poi si è vista anche qualche discreta giocata, non credo che abbiamo fatto nulla di eccezionale, ma il Cittadella è una di quelle squadre con cui devi giocare anche un po' sporco perché sennò diventa durissima. Quando ci sono i momenti negativi serve tutto, serve l'intervento della società, serve farsi un esame di coscienza a partire dall'allenatore, lo staff e poi arrivando per i giocatori. Quindi io ho un gruppo di bravissimi ragazzi che mettono tanto impegno, io l'ho sempre detto, viviamo ancora un po' di scorie dell'anno scorso e serviva un qualcosa per toglierci per toglierci un po' di polvere di dosso, quindi purtroppo serviva questo e ce l'abbiamo fatta oggi, siamo contenti di
Rimaniamo in casa Peschiara perché continua a tenere banco anche la vicenda della cessione societaria. Nelle ultime ore è uscito allo scoperto uno dei potenziali acquirenti, Leonardo Pavanati, titolare di uno studio di consulenza a Milano. Pavanati si è detto pronto a chiudere la trattativa in questo periodo di sosta di campionato. Ieri il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ai nostri microfoni ha fatto il punto della situazione alla luce dei nuovi sviluppi. Io credo che le questioni societarie, come ho sempre detto, così la chiudiamo qui e non ne parliamo più. E nel momento in cui ci saranno le persone che sanno benissimo, con le quali io sto parlando, tra cui anche il gruppo che fa capo al dottor Leonardo Pavanati, che sanno benissimo quali sono le condizioni da me richieste, nel momento in cui saranno pronte queste condizioni, quindi saranno sul tavolo, chiaramente io non mi tirerò indietro sicuramente a quello che ho detto, perché credo che sia giusto che dopo tanto tempo, anche forse per la stanchezza della piazza nei confronti della mia faccia, probabilmente di tanti altri motivi, credo che a un certo punto sia giusto anche passare la mano. Però io ho sempre detto, lo ribadisco, che la mano verrà passata a gente che deve essere meglio di quello che c'è. Quindi se ci saranno queste condizioni, nessun problema. Se noi stiamo parlando dell'aria fritta da qualche mese, quindi io so benissimo con chi ha a che fare, so che sono persone a tavoli che non, su cui non mi devo sedere, non mi ci siedo per niente, per cui per me io sono pescarese, amo il Pescara e se devo cedere alla società la devo cedere a qualcuno che farà meglio di me e non che magari fra 4-5 mesi non si ritrova più nemmeno seggiolino nello stadio. Quindi siccome sto parlando con tutte persone serie, ribadisco, compreso il dottor Pavanati, quando ci sarà la possibilità di chiudere l'operazione la chiuderò, però adesso parliamo di calcio perché la cosa importante è Pescara. Un'ultima domanda però su questa questione, Presidente, siccome da più parti si è detto che la trattativa sarebbe in via di ultimazione, dalle sue parole si capisce che non è così. No, perché non è così? Io ho detto se le condizioni arrivassero domani mattina, io domani mattina sarei pronto a chiudere, ma devono arrivare le condizioni, se no stiamo parlando del nulla. E siccome in questo mondo non è che sia facile portare fideiussioni, portare i soldi che ci servono, ci sono comunque dei tempi che ognuno deve rispettare. Io non ho fretta, io non ho nessuna fretta e l'ho sempre detto a tutti, non è che il Pescara se domani mattina ne arriva qualsiasi persona smette di giocare o non può pagare la lavanderia. Il Pescara, ringraziando Dio, ha una sua programmazione, grazie anche al fatto che abbiamo sempre fatto questo tipo di ragionamento nel Pescara, quindi non c'è nessun problema. Se anche arrivasse fra 6 mesi sarebbe la stessa cosa. Scendiamo in Serie C perché dopo il turno di riposo di questo fine settimana per il Teramo da mercoledì inizia il Tour de Force di gare. Si parte con la trasferta di Catanzaro, il tecnico biancorosso Paci presenta così la partita con il Diavolo che dovrà rinunciare a Bombaggi ancora, a Viero e a Lasic. Abbiamo sempre lavorato bene, abbiamo acciaccato Bombaggi che ha ancora problemi alla schiena, Viero che ha ancora problemi alla caviglia, Gerbi che sta rientrando ma ancora non si è allenato con la squadra, ecco Lacic ha avuto dei problemi al flessore. A parte questo la squadra si è allenata bene, le sensazioni sono positive perché la nostra idea rimane, andiamo giù, cerchiamo di competere al massimo il nostro livello, consapevoli del fatto che sarà una partita difficile, però stiamo bene, abbiamo lavorato bene, siamo vogliosi di fare questa partita. Non credo che cambia qualcosa perché è una partita di calcio, in quanto tale va giocata per la sua bellezza, per la sua difficoltà. Ricordo la partita con la Casertana che dopo un minuto potevamo prendere gol, abbiamo lavorato bene con i difensori ma potevamo prendere gol, se prendevamo gol in quell'occasione magari la partita sarebbe stata diversa, per questo parlo di competizione che non possiamo controllare, il calcio è così e per questo non cambia il loro risultato, è una partita in quanto tale la giochiamo con la massima serenità, con la massima fiducia in noi stessi, sapendo che è una partita difficile, sapendo che è un campo difficile, loro sono avvelenati perché non stanno vivendo un buon momento e vogliono continuare, ne sono sicuro che i primi minuti della partita saranno infuocati,
E poi sono sicuro che noi avremo un piccolo vantaggio, che loro hanno giocato 3 partite in una settimana, e quindi io credo che alla lunga fisicamente caleranno e cercheremo noi di sfruttare questo vantaggio. Ma intanto fa piacere la classifica, fa piacere l'inizio di campionato, fa piacere per tutto l'ambiente. L'errore che potremmo fare, ma non credo che lo faremo, è perdere il focus su quello che è realmente importante. Perché se iniziamo a pensare alla classifica, se iniziamo a pensare alle sconfitte, alle vittorie, credo che perderemo di vista quello che per noi è importante, ossia il lavoro e ossia il processo di miglioramento che quotidianamente cerchiamo di portare avanti. E quindi è un rischio, ma cercheremo di non cadere in questo punto di vista. Noi cercheremo di lavorare per essere sempre al meglio, per cercare di competere sempre al nostro massimo livello. Non si può sempre vincere, giocheremo sempre per vincere, quello sì, ma poi le partite non le possiamo controllare, il risultato finale non lo possiamo controllare. Cercheremo di non cadere in questo rischio, ma quotidianamente si lavora sul cercare di far capire ai ragazzi qual è la verità, ossia il lavoro, ossia il sacrificio. E questa è la nostra verità, non sono i complimenti o adesso la classifica che è provvisoria, cerchiamo di guardare ad altro e cerchiamo di rimanere focalizzati a quello che per noi è importante. Prima di chiudere ricordiamo la notizia d'apertura, ovvero che da mercoledì l'Abruzzo e altre 4 regioni, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, passeranno all'interno dell'area arancione. Il provvedimento che il ministro Speranza si appresta a firmare in serata dunque inserisce l'Abruzzo nell'area intermedia che vedete. Ricordiamo le principali novità, ovvero sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio comune. L'altra novità rilevante è la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22 per la consegna a domicilio. Non ci sono restrizioni. Tutte le altre restrizioni della zona gialla permangono anche nella zona arancione. E questa era l'ultima notizia. Io vi ricordo questa sera a partire dalle ore 21 l'appuntamento consueto del lunedì con Replay, con Enrico Rocchi e i suoi ospiti, per parlare del Pescara, della prima vittoria nel campionato contro il Cittadella, ma soprattutto degli eventuali sviluppi sul fronte trattative societarie. Il TG6 torna invece questa sera alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. We'll be right back.